Non va più all'ambasciata? No, io ho cambiato idea, vado in altro posto. Vuole che l'accompagni? No. Sì, meglio me accompagnare. Oh, fidati. Straniera? Sì. Dove andiamo? In un bar, in una trattoria? Conosco un posticino sulla Pia Antica che è un amore. Andiamo in parte dove nessuno possa vedere. Allora a casa mia, meglio di là. Sì, andare via sì? Subito. Che impazienza. L'ho fulminata. Permette, eh? Mia moglie è tornata? Ma non doveva tornare domani, commendatore? Sai tante volte avessi cambiato idea. Di qua. Ma commendatore, vuole il giornale. E che ci faccio con il giornale, figlio mio? Hai visto entrare individuo con ragazza? No. Come no? Intanto qui non ci sono individui, ha capito? Qui abitano soltanto dei signori. E che signori? Tu mentire, tu sporco schiavo dei capitalisti. Che? Sporco schiavo dei capitalisti io? Ah, oh, lo vedi questo? Ah, sei dei nostri, sei compagno. No, vi sbagliato, cioè, lo vedi questo? Se non ve ne andate, io ve lo sbatto sul pugno a tutte e tre. Fuori, fuori di qui, o chiamo le guardie. Fuori, ho detto. Compagno io, siete cascati bene, siete cascati. Per la maggior grandezza, il duce sempre a vegliar sarà. Questa è la mia modesta dimora. Lei abitate solo? Sì. Sì. Essere comunista? Io? No, ma che c'entra? Allora fascista? Adesso? No, prima, eravamo parecchi. Ma allora, cosa partito essere lei? Signorina, io appartengo all'unico vero partito di tutti gli italiani. Quale? Quello dell'amore. Ah, che bel sole, dove dare finestra? E dove dare finestra? Da giù la finestra. Oh, un momento, è per parlare, parliamo. Abbiamo il tempo. Ma che maniere? Silvia. Ma quelle non ci stanno. Come prima impressione mi pare giusta. Noi volere sposare voi. Sposare? Smucchienet, orn, io servi d'encoi. Smucchienet? Giovanotto, ma io non ho nessuna intenzione di sposare. Ma sta buona, Marchesi, fa per dire. Io con sto sistema ho sempre combinato. Smucchienet. Voi volere sposare noi? Sì, ma dovete aprire per sposarci. Oh, Tatiana, amore mio. Beh, ma che stiamo al circo d'ogni? Detto voi bugia per fare aprire forte ma noi. Ma no, Tatiana, io volere sposare te, ma posa sta sedia. La mobilia ce la facciamo dopo. Io sposare te e lui sposare Fiodorovna, vero? Lei, ho capito. Un generico vestito da pope russo. Se è un russo, meglio ancora. Che faccia finta di celebrare un matrimonio. Nome? Indirizzo? Sì, tra mezz'ora sta lì. Buonanotte. Hai capito? Quello vuole un pope, un attore russo, un pope. Dove lo trovo un pope? Alla chiesa ortodossa. Sì, alla chiesa ortodossa. Adesso telefono alla chiesa ortodossa. Alla chiesa ortodossa? Tu ci vai con le donne senza di me, ora ti frego io. Organizzo uno scherzetto, uno scherzo da pope. Certamente. In caso di emergenza noi possiamo contrarre matrimonio con persone che ricorrono a questo mezzo per ottenere libertà. M'hai fatto diventare maritino, Cesare? Io te faccio due occhi così, sa. Ad ogni modo lei viene con noi dall'avvocato a testimoniare. Ma perché? Ma come perché? Ma come perché? Perché? Perché soltanto lei sa che è stato uno scherzo. Adesso le portano oltre la cortina di ferro e là quando è chiuso, eh? Vero e controvero. Certo. Gamayev, la più alta delle russe, è una vera specialista. Peccato di perché so delle gran belle creature, sa. Sono belle, so. E sono state anche molto carine con noi. Molto carine. Molti. Forza, dai, spingi, ma che hai lasciato? Il freno tirato. Cosa dici? È impossibile, più di così è pericoloso. Ma Marchè, pensa agli antenati tuoi alle crociate. E con te quando la liberavano, Gerusalemme? Senta, signor Nando, io sono De Blasi, non sono mica Goffredo di Puglione, sa?